Ciao a tutti, bentornati ad Assassin's Creed Valhalla, da me, da Eivor. Allora, nell'ultimo episodio, nell'episodio precedente, abbiamo concluso l'alleanza con lo sciroppo Shire e ne abbiamo preso subito un'altra alleanza, ce ne mancano tre. Adesso cominciamo la prima delle tre che sono rimaste, quindi ce ne rimangono due che sono queste qua davanti più chiare. E stiamo seguendo la quest, lo stratagemma dell'abate. Lo andiamo a seguire tra poco. Dobbiamo trovare Basim. Ritrovo Basim dopo aver concluso appunto Mirage, come già detto. Voi però lo vedrete sul canale ancora per lungo tempo Mirage. E intanto lì ci aspetta il rompi balls. Questo ci darà filo da torce. Vediamo che vuole. Me lo ricordo. Doug, Basim ci ha informati su Sigurd. Sì. Presto partiremo per ritrovarlo. Molto bene, Eivor. Finalmente hai pensato di andare a cercare il nostro Jarl. Applaudo il tuo flebile sforzo. Ma io non verrò con te. Doug, non è uno scherzo. Sulla nave. Ora. Qualcuno deve restare qui e gestire le attività dell'insediamento. Poiché tu non fai altro che ignorare questo posto, toccherà a me. Allora, devi venire con noi, fa come credi. Ma io... cioè... non lo forzerei. Fa come te pare. Se vuoi restare, così sia. Ma quando Sigurd tornerà, parleremo della tua posizione tra i razziatori. Di pure ciò che ti fa sentire superiore, Eivor. Io so che Sigurd appoggerà la mia decisione. Manchi di fiducia in me da non levare la tua ascia per salvare il tuo Jarl? L'hai rigirata bene, morso di lupo. Va pure, trova lo Jarl e riportalo qui. Cerca solo di non perderti lungo la strada, perché sembra che accada spesso. Non finisce qui, Doug. Parleremo al mio ritorno. Doug è un po' una testa calda. Purtroppo è legatissimo a Sigurd. Con Eivor non ci va d'accordo. Pensa cose che in realtà non so vere di noi, eh? Cioè, noi non stiamo qui per togliere il posto a, a Sigurd. Ciao, come va? Ah, vedi? Ma quanto è bello. Ma lo posso accarezzare? No, vabbè, niente. Allora, controlla lo stato di Ravenstop. Ok. C'è posta? Non c'è una posta, una ceppa di niente. A posto, quindi tutto a posto. Damo, se usciamo. Usciamo. Perché poi con Doug ci si scontra e anche di brutto in una, in una notte buia e tempestosa. Trova Basim e parla con lui. Ok. Ma che cazzarola dite, che non ve capisco io. Non ve capisco. Vogliamo vedere cosa c'ha da dire lui, perché vedo tutte queste... Vediamo. Sembri triste, Gunnar. È così. Svend era un mio buon amico. Lo è sempre stato. Lo so. Mi dispiace di non averlo potuto salutare a dovere. Era amato. Sì, lo era. Ma credo che lo onoreremo al meglio impegnandoci per il clan. Comunque, credo ti serva qualcosa, vero? Ma non so, veramente... vogliamo vedere? Vorrei sapere che cosa avete a disposizione. Tanto per... Dunque... proprio quello che vuoi? Vabbè, questo... Ah, beh, possiamo migliorare? Possiamo migliorare? No, aspetto finale raggiunto. Slot rune vuoto, lì dobbiamo mettere la runa. Vabbè, qui le ho messe tutte le rune. Qui ci manca la runa. Aspetto finale raggiunto. Dunque, questa migliora qualità. Come la migliora la qualità? È fatta. Ah, ho capito. Aspetta. Allora che ne dici? Ti piace? Sì. Dunque, migliora qualità. Ecco, Eivor. Ora puoi affrontare qualsiasi cosa. Dai. Ho detto che voglio. Allora, abbiamo uno slot nuovo per la runa. Benissimo. Ho detto che voglio... Non posso più migliorare. Impeccabile. La possiamo rendere eccezionale. Nuovo aspetto.
Ma non ci abbiamo l'attrezzatura adesso. Vabbè, a posto. Depotenzia no, cambia aspetto. Hai davvero occhio per la qualità. Sì, lo so, non sta pessimo, lo so. Vabbè, ammetto a posto. Che sono proprio bravo. Ciao Ciccio, grazie tante. Ora devo andare, a presto. Mm-hmm. No, se cose però preferisco. Fortuna. Grazie, caro, grazie. Preferisco farmele per conto mio così non perdiamo tempo. Allora, vediamo un po'. Bando alle ciance e ciancio alle bande. Trova Basim e parla con lui. Quindi l'abbiamo già flaggato. E dove sta Basim? Sta qua. E non abbiamo sbloccato la sincronizzazione. Quindi se damo in per di qua, damose. C'è una mosca maledetta malefica. Guarda, ti faccio fare il pelo e contropelo da Ivor, se non te ne vai. Porca puzzola, fasciatissima. Ci mancava la mosca. Oh no, ma dove siamo andati? Ma porca puzzola, fasciatissima. Ma qua non c'è niente da prendere, manco. Cioè, ma mo io devo fare. Ma tirate su. Magniamo, va. Mo. Po' casca là. È uscita da sto pozzo. Ma no, Eivor. Vabbè. Posso dire? Ma qui c'eravamo stati? Oh, ma non l'abbiamo preso. Ma quindi si va da qua. Ma possibile? Ma veramente mi stai dicendo? Allora, qua c'è il ferro. Ok, allora. Raccogliamo che ci serve. Riprendi la torcia. Fammi vedere qua. E dov'è? Scusa. Ma forse devo andare sott'acqua? Stai dicendo che devo andare sott'acqua? Ah no! Ma non saprei. Vabbè, allora, senti, facciamo così. Andiamo dove dobbiamo andare, Ivor, perché sennò... qua c'è anche un... Chissà che potenza c'ha. Vogliamo provare? Proviamo. Ma che fai? Vabbè, io non lo so che sta facendo, però va bene. Dai. Allora, andiamo verso il membro della setta. Ah, ma forse questo è quello dell'altra volta? No, no, questo è un altro. Vediamo se ci riusciamo. Quando fuori. Non so che livello è, ma... ci proviamo a portarcela a casa pure questo. Tanto li dobbiamo uccidere, quindi. Allora, di qua Eivor e poi andiamo da Basim. Dico sempre che non devo perdere tempo e poi alla fine vado da una parte e mentre vado da una parte poi vedo un'altra cosa e me ce fiondo. È così che va. I miei let's play sono tutti così. Metteteci una pietra sopra. Che poi, cioè, non sempre perdo tempo, nel senso, questa è una cosa comunque che va fatta, quindi ce l'ho abbastanza vicino, ci provo a portarmela a casa, no? Ci provo, poi se non ci riesco è un altro paio di maniche. Allora, dalla camminata sembra... Oh, beh, c'ho il teschio questo, attenzione. No! No, che fa? Si cura?
però qualcosa gli abbiamo fatto, eh? Attenzione! No, questo cemena de brutto! Bella! Attenzione! Là, se schivi! Attenzione! Come magni che non mi ricordo? Ok, così, brava! Attenzione! Non ti resta molto! Oh, hai rotto, porca puzzola. Ok, dai, è morto. E non devo dichiarare. Ah, sì, ok. Dichiara la morte certa. Ma ce l'abbiamo fatta. Questi segni. Dai. Una volta conobbi un uomo che lavava tutti i ratti di Luden. Con dedizione. Lo amavano e lui amava loro. Vivevano in libertà, ma a volte gli facevano visita. I ratti hanno una certa libertà, ma si nutrono di merda. È una libertà da codardi. Ma dai. Un Valhalla adatto agli schiavi. Era un sorcio questo, un sorcio. Vabbè, sei morto da sorcio. Accolito eliminato. Guarda, te metto qua sotto l'albero, va. Ok, abbiamo preso altri indizi, altre cose. Benissimo, sono contenta. Molto contenta, ci ho avuto ragione. Dannato. Cavallo? Ok, dai. Allora, dobbiamo andare di qua, a 1500 metri. Ci siamo un po' allontanati dal nostro obiettivo, ma non fa niente. Questo è un briaco, va bene. Questo chi è? Nessuno. Quindi io faccio la sconcia in per di qua. Qui c'è un sacco di gente. Io me do. No, non perdo tempo. Stavolta vado dritta verso la nostra quest. Devo andare a parlare con Basim, che ritrovo. Adesso sono molto curiosa di vedere, perché non me lo ricordo sinceramente nella prima run che ho fatto di Valhalla. Non mi ricordo se poi viene svelato il motivo per cui Basim è qui. Quindi sono molto curiosa adesso, perché anche perché in Mirage effettivamente... Non... cioè in Mirage non si ricollega poi qui, quindi anche perché, come ho detto in Mirage e avevo ragione, 20 anni prima si svolgono i fatti di Mirage e Basim lì c'ha una 20 anni, questo mi è stato confermato poi durante il gameplay, e quindi qui ce n'ha una 40 più o meno. Ama sconcia Eivor. Non ho fatto spoiler, eh? Ho detto cose che ho detto anche all'inizio del let's play di Mirage. Non faccio spoiler perché sicuramente qualcuno ancora magari ci deve giocare. Qua c'è un punto... è quello là. Me l'andrei a sbloccare, tanto lui sta qua. È uguale. Allora, attenzione alle pietre. Attenzione. Allora, sblocchiamoci un attimo. Luogo scoperto, Prioria Sant'Adriano. Allora, damose. Vai, Eivor. Oh, ma com'è che non sali qua? Ma che stava scherzando? Ma... allora, saliamo su, sblocchiamo... sì, sblocchiamo. Vai. Vai. Allora, dove sta? Sta qua sopra? Ah, sì, eccolo. Ce l'ho proprio davanti.
E chi c'è qua? Dai. Sincronizziamoci e scopriamo anche questa regione che non avevamo proprio scoperto. Non ci sono proprio venuta. Nel Kent. Kent. Clark Kent. Oh, là vedo un'anomalia. Allora, prima di scendere, qui c'è qualcosa? No, ok. Ascendi pure. Ok, allora, vediamo un po'. Dove si trova? Lui a 104 metri. Salve. Scusate, volevo solo dare un'occhiata. Se c'è qualcosa da prendere, non c'è una ceppa. E quindi se potevo da. Allora, lo devo pure cercare, Basim. Che cosa vedi? Ok, è lì. Prova Basim e parla con lui. Dai. Agostino non ha forse fatto una distinzione tra fede e comprensione? Ecco ciò che intendo dire. Dunque, eccolo. Quello che intendevo è che la fede è basilare. Sì, poiché senza di essa il sacrificio di Cristo è inutile. Si è sacrificato per salvarci, non è così? Dal peccato originale di Adamo ed Eva. Eppure il male persiste. Sì, il male persiste perché ci ha dato il libero arbitrio. Un infante trucidato da un despota al libero arbitrio? Sì. No, insomma, è fin troppo semplicistico. E il prete il cui cuore viene strappato dal lupo? E Giuda, che era predestinato a tradire il Nazareno? Alcuni dicono che Giuda sia stato usato. Le mie orecchie mi ingannano, fratello Horbert? Neghi forse le scritture? Stai dichiarando Giuda innocente? Oh, cielo, quale indegna blasfemia! No, non ho detto questo. Fratello Cedric, non sono forse il più umile dei suoi servi? Fuori! Fuori! Ti fai nuovi amici? La lingua di un uomo ti fa avere un assaggio del suo cuore, rivelando informazioni preziose. E che sapore ha il cuore di questi cristiani? Era solo una metafora, Eivor, e mi ha già stancato. Sarà sempre così tra noi? Certo che no. Grazie per avermi raggiunto. Hai trovato Fulke? Cosa vuole Fulke da Sigurd? Ciò che è accaduto in Mercia mi confonde. Fulke vede qualcosa in Sigurd. Un potere, un'eredità. Che cosa cerca? È arduo intuire i suoi scopi, ma lo faremo poi. Prima dobbiamo trovare tuo fratello. Bene. Se ci riusciremo, potrai chiamarmi amica quando e quanto vorrai. Dunque, qual è il tuo piano? Siamo nella terra del suo dio, tu pagana e io eretico. Per trovare Fulke ci serve il fiuto di un cristiano. Fulke non è di certo una santa. Gli stessi cristiani rifuggono le sue idee. Vero. Ma a differenza di noi, lei può passare per una di loro. Non si nasconderà da tutti, non con un prigioniero a carico. Quindi, da dove iniziamo? Ho un nuovo amico, l'abate Kinebert. Brucia di sacra fede, ma la sua ambizione è ancora più ardente. E cosa sai il tuo amico Kinebert? Vieni, te lo presenterò e ascolteremo tutta la sua storia. Lo strumento degli antichi, serie iniziata nel Kent. Ok. Ce lo dobbiamo fare alleato, eh? Hai trovato pace nella tua solitudine, Basim? Io sono sempre in pace e mai solo. Mi muovo tra le genti del mondo con grande gioia. E cosa abbiamo? Le osservo, le studio. Non perdo occasione di imparare. Questo è il nostro dovere, il compito degli occulti. Per la prima volta da quando ti conosco, parli proprio come parlerebbe il tuo discepolo. Sicuramente Hitam mi è simile, se hai imparato bene. Il credo e le sue regole, intendi? Esatto. E il nostro senso di, come dire, profonda responsabilità verso il progresso della razza umana. È una grande ambizione, ma non spiega ciò che vedi in Sigurd. Mio fratello non è così generoso. Ah, ma tuo fratello è una persona speciale, importante.
e voglio che lo capisca. Spero di poterglielo provare. Ma perché? Non ho capito. Non è questa una terra magnifica? Una patria del Signore? Un Eden che dovrebbe essere destinato all'opera dei suoi servi? Abate Kinebert, questa è la Norrena di cui ti parlavo. Ah, sì. E vedo che sa incutere rispetto. Basim dice che conosci la paladina Fulke. Certo. Dama Fulke è passata di qui non più di un mese fa. Abbiamo parlato e bevuto. Una donna squisita. E ora dov'è? Eivor sarà la tua ascia, abate. Che sia per abbattere alberi o amputare gli arti del nemico. Che cosa gli hai promesso? Oh, un'inezia, Eivor. Un problemino che puoi aiutarmi a risolvere. Parla chiaro, abate. Dimmi le tue condizioni, abate. Solo dopo deciderò se stringere un accordo. Ovvio. Ah, il tuo lupo mostra i denti, Basim. Andiamo al punto. Quale favore ti aspetti in cambio di Fulke? Di recente il nostro aldermanno del Kent è salito a Dio. Un grave lutto. Re Alfred ha già scelto il successore, ma non ne ha rivelato il nome. Devo saperlo. Ora. Presto tutto il Kent saprà chi ha scelto come suo Thane. Perché non aspettare? Fatti. Ma io voglio la precedenza. Per ingraziarmelo, prima che la sua nuova posizione lo renda popolare e prima che tutti siano alla sua porta. Chi altri conosce il prescelto? L'emissario del re, colui che gli consegnerà presto la lettera di congratulazioni. Intercettalo e fammi avere la notizia. Quando saprò il nome del Thane, capiremo come potrò essergli gradito. Perché non diventare aldermanno tu stesso? Alfred non ne sarà felice. E Fulke? Se ci riuscissimo, come troverai Fulke? Voglio una garanzia. Fatti. Hai forse orecchie in ogni chiesa, abbazia e cattedrale del Kent? Perché io sì. E quindi la troverò. E noi faremo il lavoro troppo sporco per una anima cristiana. Quest'emissario, come lo troverò? Dal monastero di Tunbridge mi giunge voce che gli uomini del re sono spesso ospiti dei monaci per qualche notte. Inizia da lì. Avrò il nome dell'aldermanno, tu trova Fulke. Tutto a suo tempo. Ora, se abbiamo finito, ho faccende da sbrigare a sud. Volkanstan ha il miglior pesce del Wessex. Ti raggiungerò quando avrò saputo il nome dell'aldermanno. Da fasso a brace, eh? Kinebert è ambizioso, ma ha conoscenze. Non troveremo Fulke senza di lui. Lo scopriremo presto. Tu cosa farai? Non ho ancora finito di giocare con i cristiani. Ci vediamo a Volkanstan. Ciao, Basim. Non ho capito perché gli hanno dato questo accento... come dire, questo accento così straniero, no? E non parla bene italiano, diciamo, no? Andiamo a cavallo, famo prima. Dove sta? Ma... Vabbè, fai il giro di mappa e torna reale, ciccio. Allora, facciamo la sconcio, ovviamente. Aspetta, perché qui c'è sta ferro aiosa. Ferro aiosa. Ok, preso tutto? Pare di sì, stamose. No, no, questi non me li filo di pezza. Stamose in per di qua. Dritta verso la quest principale. Oddio. Quando voglio fare una cosa scialla e perdere tempo, lo dico come ho già fatto poi per adesso, perché l'ho già fatto. Allora. Se mi vedo non saranno. Aia! No, no! Damose, passiamo alla larga, Là, ok. Allora, non sta lontanissimo.
Di qua. E siamo arrivati. Ok, allora, ascendi, carissima. Se l'emissario di Alfred ha soggiornato qui, qualcuno saprà dirmi dove è andato. Eh sì, eh. Allora, chiediamo a questo buon uomo. Forse questo è lo stagliere? Non lo so. Con cosa posso tentarti? Uh-huh. Ah, è lo stagliere. Vabbè. Vabbè, diamo un'occhiata. Dunque, non mi ricordo. Ah, in tuo possesso, ok, questo ce l'ho, la lince ce l'ho. C'ho tutto praticamente. Cioè, che mi manca? Potrei comprare un altro. Bello questo, mi piace. Anche questo è fantastico, questo cavallo. Anche questo, devo dire la verità. Uno un po' simile l'ho preso anche in Mirage. Questo è fantastico. Io piglio questo. Costo 2. Cioè abbiamo 5.454. Dardo si chiama questo. Dai, abbiamo dardo. Soldi spesi bene. Bel cavallo. Ok. E devo dire che lo voglio usare pure. Ok. Spero di vederti molto presto. Grazie Ciccio, ho perso tempo però. Devo andare adesso. Devo andare, devo andare. Ci vediamo forse. Allora, chiediamo a questi. Parla. Pronto? E quindi? Ma io ho detto parla. Non parla. Sta parlando e non lo sento? No, vabbè, cioè, posso dire. Allora, andiamo da qua, va. Parliamo con... Ah no, questa è quella che vende. Non si famo... questa. Ecco, questo. Parliamo con questo. Senta, lei ci parla con noi o mi fa... No. Hanno deciso che non parlano. Benissimo. E come li prendo io? Gli indizi, come li raccolgo io? Scusate, se non mi fate parlare con nessuno. Cioè, posso dire che devo ricaricare la partita? Veramente, fate? Vabbè. Intanto entro qua e faccio... No, niente. Pensavo che era il vendor, invece no. Niente, non mi fanno parlare con nessuno. Vabbè, ma allontano e poi ritorno. Allora, ma allontano e poi ritorno, dai. Allontano e poi ritorno. Facciamo così? Che dite? Facciamo così? Inventario. Va bene. Ok, abbiamo anche questo scudo, però... Questo mi piace di più proprio come estetica. Potenzia. Possiamo potenziare? Potenziamo? Dai. Basta, non lo possiamo più potenziare. Potenzia. Potenzia anche, si lascia. Potenziamola. Dai, basta. È pure troppo. Rune. Abbiamo una runa? Lo accumulo da fuoco, danni, colpi alla testa, danni leggeri, danni leggeri ci potrebbe essere utile. Runa del rinforzo, blocco, no, furtività, lo scoppio, danni abilità ci potrebbe far comodo. Sì, quando usiamo l'abilità con le asce, no? Incrementa velocità dopo ogni colpo fino a 10. Ok. Ogni abilità. Sì. Va bene così. Allora, vogliamo riprovare? Riproviamo? Ci avviciniamo? Allora... Cosa vedi, vecchia amica? Vede che dobbiamo... È qui che dobbiamo fare le nostre indagini. Salve. Per cortesia, può parlare con noi? No? Benissimo, mi sa che devo ricaricare la partita. Dai.
stupendo, stupendo. Quando succedono queste cose negli Assassin's Creed è veramente stupendo. Scopri dove è andato. Ma se non mi fate parlare con nessuno, niente, non c'è verso proprio. Vediamo questo. Non avere paura, Sassone. Sei abbastanza sbloccato, va. Hai dei bei capelli. Brillano come fili d'oro. Non ho tempo per le lusinghe. Sto cercando l'emissario di Alfred. L'unico uomo di Alfred che conosco è Orvin Fiato da Leone. E dov'è? Non lo vedo da un sacco di tempo. Sarà sbronzo perso o si sarà perso e basta. Perché pensi lo chiamassero Fiato da Leone? Per la voce ruggente? No. È un la fiadella. Modo di dire, Dio del cielo. Eivor, è per la fiatella, no? E perché piange? Mio fratello l'ha visto nel vecchio anello di Pluto. Lasciami in pace. Grazie, tanto caruccia lei, Ho da fare, vattene. Va bene, scusate. Non ho tempo per le chiacchiere. Grazie, molto gentile, molto gentile. Queste stanno a ballare. Hanno mandato mio marito a Beamsfield, alla segheria. Vogliono fortificarci contro i danesi. Scusate, mi posso mettere seduta pure io? Perché a me sto posto mi piace un sacco per beve, smangiucchiare cose, cioè quelli addirittura con la botte vicino, cioè è meraviglioso sto posto, posso dire. Vabbè, vado avanti, ecco, poi quando io mi allontano. Non sono dell'umore per cianciare, scegli bene cosa dire. Che uomo di spirito. Ho saputo che gli uomini del re sono passati di qui. Un uomo sveglio come te li avrà notati. Io sono sveglio. Finalmente qualcuno se ne accorge. Lo dico sempre a mia moglie. Ma mi ascolta? Col cavolo. L'emissario di Alfred, dov'è? Lui e il bardo sono andati nel bosco vicino al ponte a fare chissà cosa. Sembrava stessero ammazzando un gatto. Cantavano? Ma... se lo dici tu. Ti ha parlato del Vangelo. Erano ubriachi? Sono turbato nello spirito. Allora, entriamo dentro, vediamo se qualcuno sa qualcosa qua dentro. Dimentica le parole e le blasfemie di quelli. Allora, ragazzi, io vi dico che. Che è? Oh. Ma che. Perché ve ne siete dannati? Salve, posso? Stammi lontana, straniera. Oh madonna, ma cos'è? Ma salute, porco. Posso dire che lei è un porco? Allora, mi manca di parlare con una persona sola. Vediamo un po' questo, forse. Credo. Con una persona sola. Salute a te. Dai. Ma di nuovo. Devo andare. Stammi bene. Scusa caro, io pensavo che eri uno con cui dovevo parlare. Allora, vediamo un po'. Dobbiamo parlare con qualcun altro. Con chi, di grazia? Allora. Se non è qui dove stanno a Fabi sboccia, no? Con chi altro? Eppure il nostro abate sfiderebbe Alfred. Che dici? Si impegna a essere un buon pastore, assicurandosi che le ricchezze del Kent siano in mano alla chiesa. E i danesi? Non si annidano forse lungo i nostri confini come serpi affamate? Danesi nel Kent? Non ci credo. Alfred ne ingrandisce la minaccia così da poterci sfruttare come vuole. Ok, io ho ascoltato. Che i danesi l'abbiano catturato e li abbiano mangiato. Ho ascoltato così perché se poi era un indizio... posso... Cata, devo andare dall'altra parte. Basta fa così, no. Porca puzza. Fasciatissima, ma perché? Ma dove sta questo? C'è qualcuno qua dentro con cui posso parlare, ma da dove... Ah, porta bloccata, ok. Da qua? No, sto sempre qua. Posso parlare con lei, mi scusi? No.
niente. Non so niente. Con questo non ci si può parlare. De qua? Ah, forse con questo. Non ti farò del male. Cerco qualcuno. Sputa il rospo. Ho del lavoro da fare. Hai visto qualche incaricato del re qui? Me lo chiedevo anch'io. Sono giunte notizie del nuovo Aldermanno. Lord Landry sarebbe perfetto. Scopri dove è andato. Ho capito, ma chi è? È un'impresa, veramente. Ma devo parlare qua. Ah, aspetta. Con questo? No. Diga. Ah, forse però posso rompere da qua la porta. Ok. Ok, damose. Ci sono arrivata alla fine. L'importante è arrivarci. Olè. Allora, senta. E tu chi saresti? Una girovaga per digiorno? Sto cercando qualcuno. Un emissario di Alfred. Lo hai forse visto? Oh, bla 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 bla. Senti che tono superiore e arrogante. Vedi di andartene, fiorellino. Ma come fiorellino? Posso minacciarti se credi. Se preferisci assaggiare la mia lama, posso accontentarti. Ora sì che ti rispetto. Decisa e dritta al punto. Fresca come una birra d'estate. Buona. Sei un tipo strano. L'hai visto o no? Sì. L'ho visto sbronzarsi con quel bardo, Gowan, e fare un bel po' di trambusto. Sono andati via insieme. Visto? Non era così difficile. Più difficile del previsto. L'emissario beveva in compagnia di un bardo. Devo trovarlo e scoprire cosa sa. Allora. De qua, 170 metri, dai. Usiamo il cavallo. Eccolo il nostro nuovo bellissimo cavallo. Allora, è qui, lì, ok, sì, al ponte. Guidami. Vai. Grazie, Sinin. Quel pozzo di birra non può essere andato lontano. No. Ok, abbiamo preso il ferro. Vai. Aspetta, pure questo. Ok. A posto. Qua sotto. Qualcuno mi ha rubato le braghe. Gestioni musicali. Queste campane, quale incredibile musica producono. È come un canto di angeli. È un peccato rinchiuderli in una chiesa. Vorrei tanto comporre una grande opera che ne esprimesse la bellezza. Il profondo rintocco della campana più grande sarebbe la base del componimento. I rintocchi armonici delle campane minori farebbero da coro e la melodia della più piccola si leverebbe sopra le altre in un discanto armonioso. Gowan il bardo. Ehi tu, sei vivo? Quasi. Embriaco. Sono sempre indeciso. Fanno... Un altro poppante che non riesce a reggere un goccio. Ti farò riprendere io. Dai, buttamolo in acqua. Vieni. Vieni qua, bello, va. C'ho la cura... Quella doc. La... La tetta di una strega. Ma io boh... Dio, che modi! Quale demonio mi desta? Sei il bardo? Sei un cantore di saghe? Gowan il soffione, poiché il vento trasporta le mie storie in tutto il Wessex. Ma perché, villana, mi percuoti? Tu e l'emissario di Alfred avete bevuto insieme. Dimmi dove è andato. Abbiamo bevuto insieme? Ero così annebbiato... Forse un piccolo oggetto d'argento sul mio palmo mi farà ricordare. Qualcosa di lungo e affilato, forse? Buoni soldi. Non sperperare tutto in birra.
un grande oggetto di ferro nella tua faccia. Non te pago manco se mi... Va bene, non è necessario. Hai reso l'idea, danese. Era diretto alla Costa Bianca che c'è a sud-est. La fortezza di Dover. Diceva che là addestravano quei fanatici religiosi, gli accoliti. La notte pregano invece di dormire. Ti ringrazio e ricambierò con un consiglio. Affogando nella birra resterai asciutto di spirito e parole. Grazie, araldo dell'ovvio. Ora lasciami alla mia empia punizione. Ok, nel frattempo è passato vicino a noi un accolito. L'emissario si è diretto alla fortezza di Dover, sulla costa sudorientale. Però ha lasciato il cavallo di sotto. Allora, vediamo un attimo dove sta sta fortezza. Questo è l'accolito Boden. Mamma mia, 220. Gettato per morto in una fossa comune di Pagani, Boden si è trascinato fuori e ha passato 2 anni a rintracciare ed eliminare tutti i colpevoli dello sterminio del suo villaggio. Boden è un correre affidabile e spesso consegna messaggi per conto della falce. Tacci sua, posso dire. Allora, abbiamo detto. Ah, dobbiamo andare di qua ancora. Ah, vedi che roba. Prova e recupera il messaggio. Allora, io direi, facciamo così. Quello non lo andiamo proprio a disturbare. Perché sta un po' troppo più avanti di noi come livello. E sediamo verso il prossimo, la prossima sincronizzazione. Trova e recupera il messaggio. Lo stratagemma dell'abate. Mi dilungherò un po' di più perché voglio concludere questa quest. Sinceramente. Quindi adesso ci andiamo a sbloccare questo qua che sta proprio qui. Ok. Qui sarebbe... Ah, qua, ok. C'è qualcuno che rompe? Ditemi di no. Ok, Damose, Eivor. Vai. Granderrima. Allora, aspetta. Vai di qua. Di qua e poi vai su. Dov'è? Là o su? Su, su. Ok, qua. E qua. Chi c'è? Dai. Qui hanno rotto un bel po' di alberi. Hanno abbattuto più che rotto. Lì c'è un'anomalia. Ok. Allora, buttamose. Richiamiamo Ciccio e damose. Che dice, signor? Continuate a parlare, strungodo. Io non vi capisco. Sono ostile, bene. Salve. Quest'oggi cadrà. Mi do. Via. Damose. Là. Damose un per di qua. Salve. Facciamo la sconcia. Qui c'è il ciucciariello. Siamo quasi arrivati. No, non è vero, è un'illusione. Ok, abbiamo anche mangiato. Facciamo un po' di scorta perché effettivamente ci hanno danneggiato e non abbiamo più fatto scorte di cibo. Ah, qui c'è pure un altro. Ai. Io lo sbloccherei però, eh. Vabbè, allora facciamo così. Siccome è passato gran tanto tempo, io volevo finirla questa quest.
Però poi diventa veramente troppo lungo. Mentre noi ci andiamo a sbloccare questo, quest'altro viaggio rapido, io e Eivor vi salutiamo. Ci sta attaccando qualcosa, non so cosa. Abbiamo incrociato qualcuno, qualcosa. Ah, un cinghiale, ecco. E io e Eivor vi salutiamo e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.